Don Diego, una lettera aperta ai giovani di Racalmuto dopo i recenti fatti di cronaca non solo locale ma anche regionale e nazionale, la spinta appunto a scrivere ai giovani ancora una volta per dire no all'alcol, no alla droga. In effetti ho visto che la comunità racalmutese, sia giovani come adulti, è stata proprio messa a segno, è turbata e si interroga, ma c'è un futuro per noi, per i nostri figli, per i giovani? E naturalmente questo può portare anche a uno scoraggiamento, quasi dire beh, c'è una marea, anneghiamo tutti, no? Invece ci sono tanti segnali di speranza e noi dobbiamo cercare di coglierli. Naturalmente bisogna essere molto attenti e non fare gli stupidi, perché nessuno di noi, ecco dicevo, è esente. Noi abbiamo avuto anche fatti recenti, ecco per dire la sessualità che è vissuta oggi purtroppo senza regole, senza limiti. E naturalmente questo comporta anche delle conseguenze molto gravi. Per cui, ecco, i giovani sono queste tre purtroppo in realtà, è alcol, è sesso e droga, che possono rovinare l'esistenza non solo dei giovani ma anche degli adulti. Noi abbiamo avuto senza nasconderci purtroppo anche la pedofilia da parte anche del clero, dunque io dico nessuno di noi può dirsi esente. Dunque dobbiamo anche vigilare, per cui le famiglie devono essere attenti anche a controllare, meglio, la parola controllo mi piace, a seguire anche i propri figli. E i giovani devono sapere che sono tutti a rischio, siamo tutti a rischio, questo volevo anche metterlo in evidenza, senza condannare nessuno, perché tutti siamo nello stesso mare, è un mare dove però ci sono delle onde agitate, dobbiamo stare attenti a non annegare. Lei è sempre stato attento ai fatti del paese, cioè di Racalmuto, e in particolare in questa lettera aperta che è stata distribuita ieri in tutte le parrocchie, in tutta la comunità, le scrive che questi fatti recano un grave danno alla comunità. Si riferisce ad un danno di immagine o c'è altro? Perché quando una persona viene a trovarsi in queste situazioni, noi siamo, specialmente siamo un piccolo paese, no? È vero, le famiglie che ne soffrono, ne soffre la persona, e non solo l'immagine, che l'immagine certamente ha un valore, ma di quel nostro tessuto viene a un certo momento a essere logorato, e noi abbiamo bisogno anche di, non solo dell'immagine, ma di dare serenità alle famiglie, ai ragazzi, ai giovani, e questo io ho voluto anche dirlo perché noi stendiamo famiglia. E la sofferenza di uno è la nostra sofferenza, almeno per me è la sofferenza vedere famiglie che poi alla fine, perché uno ha sbagliato, tutti gli altri ne risentono. Noi dobbiamo liberarci anche da questi condizionamenti. Don Diego, lei in passato già si era rivolto alla politica, ma solo per consigliare appunto questa serenità di cui oggi è ritornato a parlare in questa lettera aperta, in questo volantino. Sì, perché avere la serenità significa guardare al futuro, perché quando manca la serenità allora sono emergenze. Noi non possiamo vivere da emergenze, è compete l'emergenza, deve superarla e affrontarla, e noi dobbiamo uscire anche da questo, per cui ecco, mi rivolgo anche a quelli che sono i politici, quelli che devono anche dare alla nostra comunità anche un segnale di speranza e di ottimismo. E io sono sicuro che questo sarà dato.